Buonasera, quali sono le sfide del futuro? Le sfide del futuro è continuare ad esserci, a essere nei conflitti, a viverli, esserci dentro, vivere a fianco delle vittime. Mentre io parlo, i nostri volontari vivono in un campo profughi, hanno costruito in questi giorni una tenda con cartoni, legni, come i profughi siriani, vivono. L'altra sera sono entrati i soldati militari libanesi cercando i terroristi siriani, e quando ho visto delle ragazze italiane volontarie, mi hanno passato i fucili, ci sono delle ragazze italiane. Ecco, questo è per noi il futuro, come era il passato, cioè intercorsi e essere strumenti di dialogo. Sempre prendendo l'esempio del Libano, attualmente noi viviamo di notte in questo campo profughi perché la gente ha paura della reazione libanese dopo alcune uccisioni di soldati in diverse parti del Libano, ha paura dell'arrivo dell'ISIS, ha paura di tornare in Siria per Assad, per una serie di questioni. Queste persone hanno paura e ci hanno chiesto di venire qua con noi. Allo stesso tempo una parte del gruppo sta in un villaggio cristiano, pochi passi da questo campo profughi, vive in un villaggio, come vivono i profughi lì, però in mezzo vivendo questa grossa tensione che cresce giorno per giorno fra cristiani, fra libanesi e siriani in Libano. Quindi questo è, la ricerca è semplice, è quella degli anni 90. Andiamo a vivere, a condividere la nostra vita con le vittime dei conflitti e assieme cerchiamo di dare voce a chi non ha voce, delle vittime non hanno voce. E di creare quei ponti, quegli spazi di dialogo che sono semplici paradossalmente da creare, ma che dove manca la terza parte non ci sono. Quindi la sfida per il futuro è rimanere come eravamo ieri, ma non in termini. Io presento una foto molto che gira nel nascosto della chiesa di Palazzo Colombo, che è la foto di uno dei fondatori della Colomba, che nel 92 ha fatto il primo viaggio a prendere, ancora oggi è molto attivo nell'organizzazione, che sul traghetto si è trovato a fianco a un'ustascia, questo qua perciò gli ha passato in mano l'arma e gli ha fatto una foto. Se lo facesse un volontario oggi, noi lo manderemo a casa dopo nemmeno il tempo di pensare a queste cose per avere un caso. Cioè, allora, è passato il tempo dell'improvvisazione degli anni 90, abbiamo fatto tante cavolate negli anni 90, abbiamo fatto tante cose belle, ma abbiamo imparato, in quel periodo abbiamo imparato a stare in conflitto, e abbiamo imparato tante cose. Adesso dobbiamo essere professionali, però sempre con quella spontaneità e con quello slancio che era tipico degli anni 90. Io ho presente negli anni 90. Ho passato un mese e mezzo in un campo profughi sulla costa prima di un progetto legato all'ICS, non ero ancora un attivista di Operazione Colomba, e mi ricordo la rabbia di vedere continuamente passare furgoni con l'immagine dell'icona della Madonna di Medjugorje che andavano a portare l'aiuto di Medjugorje. Chi? Voi sapete che Medjugorje era un passo della mostra, e in quel momento la mostra. I croati assediavano e affamavano la parte musulmana. A Sarajevo i cecchi, i serbi affamavano e assediavano la parte musulmana, o quello che rimaneva del multiculturalismo sarajevese. Se io avessi portato solo pezzi di pane ai cecchi, mi avrebbero tacciato di criminali, di guerra, bla bla bla, però noi siamo stati colpevoli dell'affamamento di Mostra, probabilmente, perché quello è l'ultimo passato. Da Medjugorje sicuramente andavano all'Europa e sicuramente non andavano all'Europa. Allora, noi abbiamo fatto delle cavolate. Una delle prime lezioni che Operazione Colombo ha imparato negli anni 90 è stato l'equidistanza tra le parti e il mondo dell'ingiustizia. Cioè, non dobbiamo avere paura di dire c'è un'ingiustizia qua, ma dobbiamo anche portarci la responsabilità di stare in entrambe le parti. Noi siamo fortunati perché siamo è stata una delle pochissime organizzazioni che hanno potuto
potuto stare anche con i profughi della Crania, in Crania, prima del 95. E questa è stata una lezione forte che abbiamo imparato, la prima esperienza nel 92, prima di iniziare, Croce, con i croati. I croati ci dicono, bello che voi siete qua, ci parlate di pace e esperienza, guarda, siete proprio cercati. Però andate dietro a quello che ci stanno addosso. Questa è stata la prima lezione di preparazione con la qualità, in quel senso. Allora, oggi noi siamo un'organizzazione che ha all'estero tutti i volontari, ci siamo strutturati diversi anni con volontari di lungo periodo che danno uno o due anni di vita, qualcuno anche di più. Monica in Colombia è al decimo anno di esperienza all'estero continuativo. E volontari di breve periodo che danno da 1 a 3 a 6 mesi della loro vita, e poi la vecchia guardia o chi è appunto dopo, o chi diciamo che cerca di mettere quell'esperienza a servizio di altri progetti, e sono le persone come me che in questo momento storico di impossibilità di partire perché con famiglia e quindi però io dicevo, rifletterò prima, io sono della, diciamo, non la primissima generazione di operazione, però sono arrivato un po' dopo, però sono perfettamente nell'ambito della ricerca perché la mia prima esperienza l'ho fatta in una sala nel 93. Allora, la prima mia sfida è stata come fare questa cosa quando uno si faceva una famiglia, però per me è stato naturale perché prima di me ero altro volontario che l'avevano fatto e continuavano a lavorare. Adesso la sfida è come continuare a fare l'operazione Colomba attivamente andando più spesso all'estero con una famiglia. La risposta in questi giorni, lunedì, partirà Alberto Campanini, che è appunto uno dei formatori dell'operazione Colomba. I suoi figli sono diventati grandi, hanno 13, 14, 18 anni, e lui sperimenterà di nuovo, adesso si sperimenterà di nuovo a San Paolo del Mare. Questo per dire, si accennava prima la sperimentazione del codice di pace, non c'è bisogno di sperimentare il codice di pace. I codici di pace ci sono, esistono. Operazione Colombo è un esempio, ma ce ne sono anche altri nel mondo e anche in Italia, se poi mi sono memoria. Allora, perché lo Stato di regolare il tentativo di dire sperimentiamo, però nel servizio civile che è tutto normato, che io non posso. Io oggi ho fatto un documento, stiamo preparando l'accreditamento della sede in Libano. Io ho messo nella dichiarazione che andrà al servizio civile il fatto che i nostri volontari non mi hanno nemmeno considerato che possono essere che vivono in una tenda, ma che vivono in un garage. La dichiarazione era, io per l'unica dichiaro che l'immobile è ad uso dei volontari di operazione Colombo, ecco, questo è il discorso. Noi siamo andati avanti, noi quelli degli anni 90 abbiamo fatto dei passi avanti, perché noi abbiamo degli esempi belli, vedo Michele, vedo tanti amici con cui abbiamo lavorato in Kosovo e con l'associazione Trentino Balcani, cioè stiamo sperimentando delle cose nuove. In Trentino per fortuna parte dell'istituzione ci ha venuto dietro, ci ha accompagnato, ci ha stimolato, cioè, a livello italiano tutto questo non c'è. Cos'è che mi dice lo Stato? Ma si sperimenta del servizio civile. Il servizio civile è una gabbia. Noi dobbiamo romperla questa gabbia e dobbiamo battere i pugni sul tavolo. Basta, cioè fateci fare quello che sappiamo fare. Fateci fare questi codici di pace. Abbiamo 20 anni di esperienza, 25 anni di esperienza. Allora, prima se ci stanno i numeri dei civili morti, contando anche non solo gli attivisti, ma anche i giornalisti, erano 15. Quanti soldati italiani sono morti in Bosnia, calcolando che sono andati dal 95 in poi? Sicuramente più di 15. Allora noi abbiamo più esperienza dello strumento militare. Lo Stato lo deve capire e ci deve dare l'opportunità di farlo questa cosa. Siamo più efficaci, siamo meno costosi, venendo a dire siamo anche più simpatici.